piccolo disclaimer prima di avanzare questo video. È successo un piccolo problema qualche giorno fa, e infatti avete visto che non ho caricato due episodi. Sostanzialmente, cos'è successo? Ho per sbaglio buttato via un episodio intero, e quindi la cosa più logica sarebbe stato tornare indietro a un salvataggio vecchio. Bravo scemo io, che invece ci ho salvato sopra su un salvataggio vecchio. Praticamente ho cancellato dal 5-6 al 5-7 mattina slash fino alla sera. Infatti l'ultimo salvataggio che c'ho è il 5-7 sera, quando quello che mi serviva ormai l'avevo sovrascritto. Quindi la cosa più logica qual era? Scusarsi e dire: ragazzi, ho saltato un episodio, o ricominciare il gioco da capo e arrivare al 5-5, fare il 5-6 e il 5-7? Ovviamente la risposta è ricominciare da capo. Infatti in live abbiamo rifatto tutta la battaglia con Kamoshida. Quindi non sorprendetevi se vedrete altre persone, più soldi, un livello di meno. Questa è la ragione. C'è una differenza fra il salvataggio che ho praticamente rifatto e l'ultimo che ho fatto di 13 ore. 13 ore, cazzo. Perfetto, vediamo cosa possiamo fare allora. Allora, c'è la dottoressa oppure Ryuji Patato. Allora, come stai, mia piccola cavia? Se ti senti bene vorrei fare un test su di te. Ti farò uno sconto speciale sui miei prodotti. Non eccitarti troppo che ti si alza la pressione. Guarda, ti ringrazio, ma detto sinceramente, non mi serve il tuo sconto in questo momento. Quello che mi serve è proprio Ryuji. Dannazione te, Ryuji. Ryuji Patato. Ti ricordi che stavamo cercando un posto decente dove allenarci? Assolutamente. Bene, ho trovato uno fighissimo. Ora posso allenarmi quanto voglio. So che è una cosa improvvisata, ma ti va di andarci oggi? Beh, perché no? Possiamo aumentare il nostro legame. E soprattutto, il posto in cui mi stai per portare, Ryuji, è molto importante. È una palestra molto conveniente, in un vicolo di Shibuya. Se vuoi ti ci porto, assolutamente. Vai, vai, baci, baci, cazzo. Eccoci qua, la palestra Protein Lovers. Si pagano gli ingressi, non bisogna sottoscrivere abbonamenti o cose del genere. L'attrezzatura fa un po' pena, ma ce n'è per tutti i gusti. E poi costa davvero poco, ne vale la pena, anche se non ha piscina o vasca idromassaggio. Come se fosse un must. Ah già, hai portato la tua roba? La trocca in polvere, intenti? Certo, se vuoi pomparti devi... No, aspetta, non parlavo di quelle. Parlavo delle mutande di ricambio. Rimettersi la biancheria sudata dopo aver fatto una bella doccia calda è la cosa più schifosa che... non voglio darti false speranze. Scordati che ti presti le mie. Comunque, dai, entriamo. Va bene. Ora puoi viaggiare velocemente verso la palestra di Shibubu. Questo posto è fantastico. Sto tornando in forma, ma non ho resistenza. Sakamoto? Chi è? Ehi là, buongiorno. Ikeda Senpai, Chouz. Chouz? Parli in modo assurdo. È così che saluti un amico. Sto cercando di inventare un nuovo slang cazzuto. Magari prenderà piede. No. Ehi, non puoi farlo. Oh, e non è necessario che mi chiami ancora Senpai. Ormai mi sono diplomato, no? Noi non ci conosciamo. Eri nella squadra di atletica? No. Lui è un amico. Quando è arrivato la squadra era già stata... Beh, lo sai. A proposito, come va la gamba? Va. E tu, Senpai, corri ancora? Sì, faccio parte della squadra atletica dell'università. Anche se non è stato facile dopo... Ti chiedo davvero scusa. No, sono io che dovrei chiederti scusa. Come? Ero il capitano della squadra, ma mi sono semplicemente piegato al volere di Kamoshida. Perché ti serviva la sua lettera di raccomandazione per l'università, giusto? Stavi solo pensando al tuo futuro, ma poi ci ho pensato io a mandare tutto a monte. Kamoshida non voleva affatto scrivere una lettera per me. Tu sei stato una scusa perfetta. E a dire il vero, mi piace dove sto adesso. La squadra non è granché, ma io mi trovo bene. Quindi in realtà dovrei addirittura ringraziarti, Sakamoto. Senpai... Ho sempre rimpianto il fatto di non avervi protetto abbastanza.
ma ho saputo una bella notizia. La squadra di atletica della Shujin tornerà in pista. Monica. Che? Davvero? E poi Kamoshida ha confessato tutte le cose orribili che ha fatto, no? Anzi, mi pare che la scuola abbia deciso di rimettere in piedi la vecchia squadra. Nessuno mi ha detto nulla. È strano, la voce è giunta persino a me che ne sono neanche più uno studente. A ogni modo, pare che come suo nuovo allenatore abbia pensato al signor Yamauchi. Yamauchi? Aspetta, quel Yamauchi? Sì, quello, il tirapiedi di Kamoshida in pratica. Pare si sia offerto volontario, è entusiasta all'idea di far risorgere la squadra dalle ceneri. Ah, sì? Ehi, se la squadra viene rimessa in piedi può essere un nuovo inizio per tutti. Perché non parli con gli altri? Uno con una passione come la tua torna certamente comodo alla squadra. Già. Quindi ci sarà di nuovo una squadra di atletica. Buon per loro. Vorresti tornare con loro? Non saprei. Però adesso, davvero, sono contento per loro. È bello che Nakaoka e gli altri possano di nuovo allenarsi. Quello che mi preoccupa è il nuovo allenatore, Yamauchi. Praticamente è un piccolo di Kamoshida. Perché è stronzo? Praticamente sì. Durante gli allenamenti ci urlava sempre contro, a meno che non ci fossero i genitori. Non riesco a credere che quell'idiota possa essere il nuovo allenatore. Non insegna neanche. Starà tramando qualcosa. Farò delle ricerche. C'è la possibilità che mi serva il tuo aiuto, ok? Mi darai una mano se ne avrò bisogno, vero? Conto su di te. Certo, come no. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Tam tam. Parabara pam pam. Il rango 5 non sblocca niente di che, ma sblocca questa palestra. E grazie Ryuji di averci portato qui. Possiamo venire qua sia di pomeriggio che di sera. Bene, non abbiamo più tempo da perdere. Torniamo a casa. Aspetta, prima devo fare la doccia. Attento a non metterti le mutande sporche. Ciao. Yo, come butta? Quella faccenda di oggi, non riesco proprio a essere felice per la squadra di atletica. Come ho già detto, mi puzza il fatto che Yamauchi sia il nuovo allenatore. Comunque so che se dovesse accadere qualcosa tu saresti al mio fianco, non sono preoccupato. Tranquillo, ho capito. Pam, pam, pam. Grazie amico, sapevo di poter contare su di te. Insomma, non sono sicuro se dietro c'è qualcosa di sospetto, ma quando ho questi presentimenti, di solito ho ragione. Beh, se ci sono novità ti faccio un fischio. Ok, a dopo. Ciao anche a te, Ryuji. Buona serata. Ciao, Sojiro. Ecco le chiavi. Mi fai un regalo, Sojiro? Oh, Sojiro si fida di me. D'ora in poi dovrei chiudere tu. Non posso sempre aspettare che rientri. Sojiro, grazie. Non appiccare incendi, ok? Certo, tutto quello che vuoi. Oh, Sojiro, grazie, mi hai fatto un ottimo regalo. Ora possiamo uscire anche da Yongenzaia di notte. Vogliamo andare ora che abbiamo il permesso? Ah già, che ci siamo non dovremmo passare al negozio di soft air e chiedere del sacchetto di carta? No, Morgana. Quello che dovremmo fare è una cosa molto più specifica. Ciao, Sojiro, io vado. Sei ancora in libertà vigilata, vedi di non scordartelo. Ciao, ci vediamo. Prima di tutto dobbiamo accettare un altro lavoro, ovvero l'ultimo disponibile per ora, l'Orenobeko, che si fa solo di sera. Oh, un lavoro part time. Allora, vuoi fare domanda? Assolutamente. Sì, adesso possiamo andare a Shibuya di notte. Chiamiamo subito. Vai, chiama. Salve, parla l'Orenobeko di Central Street. Per quante persone vuole ordinare? Ah, chiami per quel posto di lavoro. Chiami al momento giusto, abbiamo bisogno di altri dipendenti. Mi va bene praticamente chiunque. Tanto va bene tutto, no? Non hai problemi a lavorare di notte, vero? Vieni pure ogni volta che puoi. Fosse così facile e bello il mondo lavorativo. Ti aspetto, siamo vicino all'ingresso di Central Street. Spero di vederti presto. Ci vedremo molto presto. Perfetto, vedi di lavorare sodo, ok? Ok, però prima di lavorare sodo dobbiamo fare un'altra cosa, Morgana. Veniamo qui alla piazza della stazione a parlare un attimo con lui. Ci sono stati tanti incidenti per poterli ignorare. Qualcuno ha il coraggio di negarlo? Il treno impazzito e Raptus misteriosi. Una scuola con un insegnante depravato. E la verità dietro questi fatti è ancora nascosta. L'apatia che permea la società non è altro che il risultato della negligenza del governo e dei media. Vedo che ascolti con un certo interesse.
Ti interessa la politica? Certo, sono molto interessato. Sei uno studente. Sono lieto di aver destato l'interesse di qualcuno della tua età. L'aiuto di un giovane potrebbe fare al caso mio, ma non posso assumerti se non hai dell'esperienza. Mi spiace davvero, comunque mi farà piacere se ti fermerai ad ascoltare un altro dei miei discorsi. Beh, direi che per oggi è tutto, vado al Beef Bowl Shop. Ehi, bel discorso, quel vecchio. Una dialettica simile potrebbe servirci nelle negoziazioni del metaverso. Ma immagino che cerchi qualcuno con più esperienza. Se gli mostrassi la tua dedizione... Aspetta! Stava andando al ristorante Gyodon, giusto? Scommetto che è quello a Central Street. Perché non vai a lavorare part-time al Beef Bowl Shop? Dimostragli di cosa sono capaci i giovani. Sento che è un azzardo, ma un vero ladro fantasma non si farebbe mai sfuggire a un'occasione simile. Pensa un po', noi l'abbiamo appena ottenuto quel posto di lavoro, Morgana. Eccoci arrivati al nostro nuovo posto di lavoro, Loren Obeko. Ora che ci penso, hai fatto domanda per un lavoro part-time qui, no? Esatto, Morgana, e l'abbiamo fatto in prevenienza di questo evento, ovvero andare a parlare con il politico. Oggi vuoi lavorare qui? Sì, andiamo a lavorare. Sei il nuovo ragazzo part-time, giusto? Ti stavo aspettando. Non serve presentarti, mi serve che cominci subito a lavorare. Minchia. Hai domande sul lavoro? No, niente, assolutamente. D'accordo, devo uscire per un po', tieni d'occhio il locale fino al mio ritorno. Fossi un criminale proprio della serie... Sì, tanto, fa culo, vai, fai, lavora. Che lavoro infame, devi fare tutto sin dall'inizio. Oh beh, dacci dentro, che ti posso dire? Faccio il tipo per te. Grazie, Morgana. Il gatto in cucina, quanto poco igienico. Un direttore della sanità non c'è qui. Ehi, la carne è pronta, se la lasci lì si brucia. Quel cliente vuole l'ordine d'asporto, ma abbiamo tempo per prepararlo. Non lo so, Morgana, però il politico era proprio davanti a me, quindi mi ha visto. Bene, ottimo lavoro, è tutto per oggi, il tuo turno è finito. Ecco la tua paga per oggi, grazie mille, spero che tu riesca a resistere. Certo che resisterò, grazie. Un po' di spiccioli in più alla mia somma, grazie. È stato così faticoso. Ma che cazzo ti lamenti tu, Morgana, che non hai fatto nulla se non stare lì nella borsa? È un lavoro decisamente impegnativo. Ma sei comunque riuscito a seguire da solo gli ordini, te la cavi alla grande. Grazie, lo so. Lo ben so, Morgana. Lo ben so. Forza, andiamocene. Va bene, ciao. Pam param pam. Pam param pam. Pam param pao. E anche oggi un altro giorno di scuola. Spostati un po' più a destra, non riesco a vedere lo schermo. E ora passiamo al notiziario, i titoli del giorno. Si indaga sulla violenza a scuola, l'istituto si dissocia dai metodi utilizzati dai suoi insegnanti. La scuola nega di essere stata al corrente dei maltrattamenti. Come no? Allarme pollini in arrivo, i pollini sono in aumento, il picco la prossima settimana. Tokyo da scoprire, arte a Shibuya, apre la settimana prossima la mostra di Madarame. La gente continua a parlare del caso di Kamoshida. Nessuno su questo treno sa che è tutta opera nostra. Certo, come no? Di un gatto e di un ragazzo con gli occhiali. Sicuramente lo penserebbero tutti. Oh sì, mercoledì inizieranno gli esami. Non ditemi che ve lo siete scordati. Oh, come avrei potuto. A ogni modo, oggi parleremo della storia di un tagliabambù. Molti lo ritengono il racconto più antico del Giappone. Per altri è la più antica storia di fantascienza. Ma secondo me è la più antica storia giapponese su una donna terribile. Voglio dire, la principessa Kaguya, io ce l'ho in squadra, assegnò i compiti più assurdi ai suoi spasimanti. Alcuni persero le loro fortune, altri furono umiliati, mentre altri ancora rimasero feriti o ciechi. Donne come la principessa Kaguya esistono in realtà in molteplici racconti da tutto il mondo. Ebbene, Star-kun. Sì, mi dica. Avrete sentito parlare di una donna che porta alla rovina usando l'astuzia e una femme fatale? Dunque, qual è la traduzione letterale dell'espressione femme fatale? Donna irresistibile. La femme la fatale. È corretto. La risposta è donna irresistibile, in francese ovviamente. Esempi celebri sono la fata Morgana della leggenda di Re Artù e la regina Salomè della Bibbia. Per non parlare della selvaggia seducente ballerina dell'opera Carmen. Ce l'ho proprio qui davanti.
Oh, wow, ha saputo rispondere. Forse dovrei chiedergli gli appunti, bastardi incoerenti. Yarujanega. Santo cielo, ogni volta lo dirà e io ogni volta saprò che lo starà per dire. Sappiate che gli esami non saranno così facili da poterli superare ripassando la notte prima. Mi stai sfidando? Organizzatevi bene e assicuratevi di comprendere a dovere gli argomenti, ok? Certo, come no. L'hai sentita? Deve essere tosta fare lo studente. Hai voglia? Beh, di certo ripassare non ti farà male. Metticela tutta. Non ho bisogno di studiare, Morgana. Io sono un genio. Questi post non vanno bene per niente. La gente non fa che lamentarsi di genitori o fidanzati. Non c'è neppure l'ombra di un indizio di un nuovo palazzo. Non possiamo ottenere tutto quello dalla rete. Trovare un post con un nome e un luogo deve aspettarsi troppo. Allora mi sa che dovremmo trovarcelo da soli. Davvero suggerisci di cercare un obiettivo che è stato trascurato persino dalla polizia? Dai, oh no. Già, hai ragione. Immagino non ci resti che attendere la fine degli esami, eh? Restiamo in attesa un altro po'. Se dovessimo rimanere a mani vuote, inizieremo a preoccuparci. È entrato qualcuno, nasconditi! Oh! Salire qua su è vietato, lo sapete? Ce ne andremo appena avremo finito di chiacchierare. A ogni modo, cosa vuole Miss Presidentessa del Consiglio da noi? Il combina guai, la ragazza di cui tutti parlano e il famigerato nuovo studente. Che bel assortimento. Come osa questa stronza? Bel modo di iniziare una conversazione. A proposito, si dice che conosciate piuttosto bene il prof Kamoshida. Non proprio, sono qui da meno di un mese. Già, e comunque lui è qui da appena un mese o giù di lì. Grazie Ryuji di avermi coperto. Pare che il prof Kamoshida abbia diffuso le voci sui tuoi precedenti tramite un membro della squadra. Non provi rancore? Verso il prof Kamoshida, intendo. Si può sapere che vuoi? Il mio amico è un ragazzo per bene. Non intendevo offendere. Molti studenti sono scossi per ciò che è successo al prof Kamoshida. Immagino. E le voci su quella bizzarra lettera di sfida non accennano a placarsi. Non credevo che una come te si curasse di questa robaccia indecente, Nijima Senpai. Non era così indecente. Comunque, abbiamo finito. Non possiamo andarcene se continui a parlarci. Sforzatevi di mettervi nei miei panni. Costretta a fare i conti con questa buffonata. Buffonata? Ah già, prima che mi dimentichi, hanno deciso di chiudere questo posto in seguito all'incidente. Del resto, ho sentito che qualcuno sale qua su senza autorizzazione. Scusate l'interruzione. Quella puttana. Che diavolo voleva? Sospetta di noi. E sembra piuttosto scaltra. Ci conviene non sottovalutarla. A me fa solo incazzare. Facciamo attenzione. Non ci ha ancora scoperti. Non è così ovvio capire che siamo stati noi. Sì, questa sì che è una rottura di coglioni. A proposito di coglioni, studiate sodo, soprattutto tu Ryuji. Dovrete affrontare delle trappole da risolvere col cervello. Ricordatevi che tutto ciò che fate nella vita quotidiana si ripercuote nelle vostre abilità, vero? Già, studiare non è poi così male se lo consideriamo un addestramento per i ladri fantasma. Proprio. Non hai tutti i torti. Ma cavoli, è proprio triste. Ero entusiasta all'idea di aiutare la gente, non di studiare. Beh, c'è un posto interessante che vorrei mostrarvi prima di andare. Avete promesso di aiutarmi con la mia missione, dopo tutto. Di che parli? Missione? Seguitemi. Seguite e rimane fermo lì sul tavolo. Perché ci hai portati qui? Fa come ti ho detto. Va bene, ho aperto il Phantom Site. E adesso? Cerca un posto con un nome completo. Ti ho già detto che non ci sono informazioni sui pezzi grossi. Non ricordi? Però, cavoli, la gente pubblica sul serio dei nomi veri qui. È inquietante. Non ascolta mai quello che dico. No, aspettate, qui non c'è nessun nome. C'è qualcuno che mi insulta nelle chat room online. Qui c'è un nome.
Ignora quelli così, non ci sono posti con problemi più gravi. Non so che fare, il mio ex continua a perseguitarmi. Si chiama Natsushiro Nakanohara. Dice che lavora al municipio. Un impiegato del governo che perseguita qualcuno. Dovrebbe essere un buon obiettivo. D'accordo, ora prepara il metanav. Salteremo dritto in un nuovo palazzo? Mi sta bene. Ehi, dove sono finiti tutti i discorsi sulle decisioni unanimi? Secondo te cosa dobbiamo fare, Phoenix? Andiamo, perché no? Tanto. Così ti voglio. Va bene allora, andiamo. Ci servono un nome e un luogo, giusto? Allora, il nome è... In realtà non ci serve un luogo questa volta. Inserisci esattamente quello che ti dico. La parola chiave è memento. Che cosa sto cercando di fare? Ascoltami e basta. Dovrebbe funzionare, credo. Dici sempre così. Memento, vero? Ha funzionato. Abbiamo un riscontro. Proprio come pensavo. E qua un'incoerenza incredibile. L'altra volta hanno tirato dentro Ann con questa cazzo di applicazione perché era troppo vicina. E tutta sta gente che c'è attorno, cos'è, non è entrata nel metaverso anche loro? Sono scomparsi tutti. Mi sento come se stessi fluttuando. È il palazzo di quel Nakanohara. Hai ragione a metà. Anche questo è un tipo di palazzo, ma è diverso da quelli normali. Forza, scendiamo. Qui le ombre si nascondono nel sottosuolo. Non so bene il perché. Forse sono attratte da qualcosa. Sottosuolo? E come ci arriviamo? Come? La usi tutti i giorni per andare a scuola. Seguitemi. Miau. Aspetta, gatto. Non sono un gatto. Cazzo. Tataran. Che diavolo è questo posto? Aspettate, i nostri vestiti sono cambiati. Le ombre sono qui. Sin dal momento in cui siamo arrivati. Ho letto sbagliato, in realtà era: le ombre sanno che siamo qui. Avresti dovuto dircelo. Siamo ancora al sicuro qui. Sono venuto con molte volte a indagare. Le ombre non salgono mai fino a questo piano. Ma quando si scende la storia cambia. Questo posto semplicemente brulica di ombre. Ma soprattutto, cosa sono questi memento? Sarebbe ora che ce lo spiegassi. I memento sono i palazzi di tutti. Il palazzo? Che intendi con tutti? Un palazzo grande come il castello si forma solo quando i desideri sono distorti in modo estremo. Pertanto, invece di molti palazzi individuali, il grande pubblico ha un gigantesco palazzo condiviso. Ed è proprio lì che ci troviamo, i memento. Ora che me lo dici, questo posto sembra leggermente diverso dal palazzo di Kamoshida. Sì, è più brutto. Quando dici condiviso, intendi dire che le persone sono tutte qui, anche se non si conoscono affatto. Consideralo come l'inconscio collettivo. No, lasciate perdere, non riuscireste a capirlo. Perciò stai dicendo che attraverso questo posto possiamo risvegliare il cuore persino di coloro che non hanno un palazzo. Esatto, ma il procedimento è leggermente diverso. Ma questo posto sembra davvero enorme, come faremo per lustrarlo tutto a piedi? Tadan, ci penso io! È giunto finalmente il momento! Che cosa? Morgana! Trasformazione! Miau! E sono diventato un bus! Vieni, Panther, prima le signore! Un bus! Pazzesco! Merito del modo in cui prende forma la cognizione del metaverso, in aggiunta a un po' di pratica. Non è molto diverso dal modo in cui vi trasformate voi. Cambiare vestiti è una cosa, ma trasformarsi in un veicolo è proprio tutt'altra galassia. Per qualche motivo il Gattobus è una cognizione assai diffusa presso il grande pubblico. Grazie, studio Ghibli. Ma perché un bus? Non ne ho idea. Aspetta, perché non l'hai fatto nel castello? L'avrei fatto se avessi potuto. Ma il castello era angusto, pieno di scale e una roba simile non può camminare in cima al lampadario, giustamente. Ehi, Skull, prima le signore! Smettila di spingere, è pericoloso! Panther, fai piano!
Buongiorno. Tutti a bordo, andiamo. Mi guardano come per dire: chi guida? Perché ve ne state tutti seduti lì dietro? Sono un bus, sapete? Non vado da nessuna parte se qualcuno non si mette al volante. Non puoi guidarti da solo. Voi sapete guidare? Non ho la patente. È questo che ti preoccupa? Cosa deve preoccuparmi, scusa? Chi se ne frega? Stiamo guidando un gattobus nel metaverso. E c'hai ragione. D'accordo allora, il volante è tutto tuo, solo perché sono il leader. E che cazzo, non volete sporcarvi le mani? Prima accendi il motore, non puoi guidare se è spento. Giustamente. Ah, diamine, che rottura. Dove sono le chiavi di questo coso? A che ti serve una chiave? C'è un interruttore appena sotto il volante. Così mi fa il solletico. Più giù, più giù. E intanto io mi chiedo: che cosa ho toccato io? Più giù allora. Oh, ecco. Che goduria. Sono fusa quelle che sento. Che razza di bus deviato. Non sottovalutare il mio motore felino. Andremo a tutto gas. È ora di volare. Come no, certo. Tutto quello che vuoi, Morgana. E tra l'altro adesso vi mostro una piccola chicca. È una cazzatina, ma vorrei mostrarvela. Cavolo, questo posto ha proprio un'aria di un palazzo. Già, sarebbe strano guidare sui binari nel mondo reale. Comunque, Nakanoara è qui da qualche parte, giusto? Probabilmente in un segmento di sua creazione. Non preoccupatevi, non sarà grande quanto un palazzo. Il prossimo passo è trovare un ingresso di quel segmento. E che aspetto avrebbe questo ingresso? Non ne ho idea, ma delle forti distorsioni dovrebbero essere l'indizio facilmente riconoscibile. Certo. Quindi dobbiamo gironzolare e cercare. Che gran rottura di palle. Certo, Ryuji, per te è tutta una rottura di palle, vero? Comunque, alzando il volume del controller, potremmo sentire una cosa. Se noi nel memento siamo sul Gattobus e accarezziamo il pad, Morgana farà le fusa. E se clicchiamo invece cosa succede? Si incazza. Lo faccio impazzire adesso. Ok, destinazione Nakano Hanhara. Dobbiamo riuscire a trovare il suo buco, diciamo. Madonna, è stato facile. Tra l'altro abbiamo appena incontrato un'ombra con un'aura rossa. Vuol dire che è più cattiva delle altre. Ah già, devo cambiare i vestiti ai miei compagni. È vero, mi ero dimenticato. Allora, Barrett, tu sei debole al ghiaccio, vero? E se ti colpisco con delle frecce di luce, invece che ti fa? Muori comunque. Volevate sfidarci? Devo dire che... Allora, io di solito in tutto il gioco non ho mai messo i costumi ai miei compagni. Ma questi qua di Catherine sono veramente belli. Soprattutto quello di Ryuji e quello di Han. Quello di Morgana, vabbè, è carino, però è lui caprone. Ci sta, ma è un po' strano da vedere. Sì, lo so che abbiamo già trovato l'obiettivo, ma volevo vedere che oggetti riuscivamo a trovare in giro prima di andarcene. Ecco un'altra ombra da combattere. Cioè, metterei anche quello di Vincent a Joker, ma cambia la musica di gioco se lo fai, quindi... Preferisco lasciare il vestito normale a lui. Anche se penso che cambierò il vestito a tutti adesso. Guarda, gli stanno benissimo. Gli stanno benissimo sti vestiti a loro. Però per amor del gioco. Oh guarda, un muro crepato e qui dentro c'è un forziere. Grazie. Con un mataga di fuoco. Vabbè, è pur sempre un oggetto che si può utilizzare. Qui invece un'altra cesta. Grazie. Con gli stivali sporchi. Tutta roba che tra un bel po' venderemo. Stavo pensando tra quanto incontreremo la zona in cui possiamo vendere i vestiti. Ed scusate, la mia voce è morta un attimo. Ed effettivamente manca ancora un bel po'. Manca ancora un bel po' prima di poter arrivare a quella zona. Oh guarda, ci penso io, amico. Vai pure, sfondali. Stungete in faccia. 1446. Complimenti. Complimenti, Ryuji. Papa. Quante voci, quanta musica tutta mischiata. Benissimo, eccoci arrivati. Cosa? Che diavolo è? È tutto onduloso e boh.
Il posto è questo, avverto il bersaglio più avanti. Sei pronto, Joker? Assolutamente, entriamo. Non sarà tanto difficile sconfiggerlo. Anche se sembra molto cattivo. Sembra davvero cattivo. Che cosa vorrà? Ehi, lì c'è qualcosa. Sembra l'ombra di quel Nakanohara. Vediamo, un tizio che lavora al municipio è diventato uno stalker, giusto? Non so quanto male abbia causato, ma se infastidisce qualcuno dobbiamo fare qualcosa. D'accordo, andremo a parlargli e lo sfondiamo di mazzate. Pam. E voi chi siete? Sei quello stalker. Non ti sei mai chiesto come possa sentirsi la tua ex? Lei è di mia proprietà. Posso farne ciò che voglio. Mi ha trattato come un giocattolo. Quindi che male se faccio lo stesso con lei? Non puoi trattare di merda qualcuno solo perché lo ha fatto lo stesso con te. È una stronzata. Risveglieremo il cuore di tutti i bastardi come te. Ci sono milioni di persone molto peggio di me. Che mi dite di quel Madarame? Mi ha portato via tutto. Ma voi gliela farete passare liscia? Madarame? Di che diavolo sta parlando questo tizio? Ah, mi trasformo. Sta persona qui è bruttissima, Dio mio. State attenti, eccolo che arriva. Sto qua come balla, mi ricorda tanto uno di quei balli texani. Ora che ho finalmente ottenuto ciò che è di mio diritto, non lascerò che me lo portiate via. Ascoltate, questo è un mondo spietato. Fatevi sotto e vedrete cosa intendo. Certo, come no. Tu e il tuo bel caschetto. A cosa sarà debole? Oh, al fulmine, quasi quasi, vediamo come posso sistemare la questione. Dai, voglio dare un piccolo spazio anche a Ryuji. Wow, che colpo incredibile. Bravissimo, vai di zio. Aia cazzo. No, rompi la formazione perché non voglio menarlo con l'assalto. Ma dai, l'ha curato. Bravissimo Ryuji. Staffettiamo. Ryuji ha fatto tutto oggi, santo cielo. Ha continuato il mio attacco, ha risvegliato Morgana. Ha reso debole il tizio. Vai di danni aumentati e vediamo. Un mega attacco, cosa ti posso fare? Cosa ti posso fare? Un centro perfetto. Vai e sfondalo, Arsene. 3592. Che dire. Siamo saliti di livello? Siamo saliti di livello. Pam 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 pam. Nuova abilità per Zoro colpo fortunato e anche per Carmen pariamo Maragi. E Scal niente, poverino Ryuji, non ha imparato nulla. Mi dispiace, vi prego di perdonarmi. Ho perso la testa quando una persona di cui mi fidavo mi ha usato e poi si è liberata di me. Quale persona? Incolpi ancora gli altri. Quale persona? Aspetta, questa persona è quella di cui parlavi prima. Madarame. Avevo paura di essere gettato via di nuovo, come qualcosa di inutile. Perciò anche tu hai sofferto a causa di un bastardo egoista. Però non avresti dovuto coinvolgere una donna che non c'entrava nulla. Sì, adesso l'ho capito. Metterò fine al mio amore per lei. Bravo. Ehi, voi potete risvegliare il cuore delle persone, vero? In tal caso, potreste risvegliare il cuore di Madarame prima che faccia altre vittime. Questo è il mio ultimo desiderio. E ora scompaio. Risvegliare il cuore di Madarame. Cos'è quella cosa che luccica? È il bocciolo di un tesoro. Se non ce ne fossimo occupati, sarebbe probabilmente germogliato in un palazzo. Joker, è una tua ricompensa perfetta. Perfetto, io lo prendo allora. Una perla dell'attaccamento. Un equipaggiamento. E una richiesta è stata completata. Quindi Nakanohara ha avuto un risveglio del cuore, giusto? Molto probabilmente. Ma come facciamo a sapere se ha funzionato? La donna che ha postato il suo nome online. Se lui è cambiato, probabilmente commenterà di nuovo. Speriamo. Hai ragione. In ogni caso, allenarsi contro le ombre qua giù è fantastico. Ci prepara al prossimo obiettivo.
E poi è bello poter infondere coraggio alle persone che postano i loro problemi in rete. Oltretutto possiamo rivendere i tesori recuperati in cambio di un bel gruzzoletto. Guadagno facile. Pare che le cose stiano andando alla grande per noi. Bene, ce l'abbiamo fatta. Aspettate, c'è un altro posto che vorrei mostrarvi prima di andare. Cosa? C'è dell'altro? Non preoccupatevi, non ci vorrà molto. È vero, non ci vorrà molto, l'uscita l'abbiamo già trovata. Perché prima non usciamo da questa stanza? Va bene. Tanto, in questa stanza non ci serve più. Vuoi tornare indietro? Andiamo. Dove dobbiamo dirigerci? Allora, che altro vuoi fare? C'è qualcosa che vorrei controllare in un'area più in basso. Quella banchina di prima dovrebbe essere il passaggio per scendere. Cominciamo da lì. Va bene. Aspetta, sei già stato qui, no? Non hai una mappa o qualcosa di simile? Non servirebbe a niente qui. La pianta cambia ogni volta che entriamo. Aspetta, quindi anche il nostro percorso cambia. Questo posto è la fusione della cognizione di innumerevoli persone. Muta continuamente. Nonostante ciò, dovremmo essere vicino alla nostra destinazione. Conto su di te, Joker, che sto guidando. E la nostra destinazione è veramente vicina. Altra vittoria per me. Altri punti esperienza per noi. Eccoci arrivati alla banchina. Scendiamo di sotto. Aspettate, voi non avete sentito niente? È appena passato un treno. Ciuf ciuf. No, in realtà è una metro. I treni sono in movimento. Certo che lo sono, siamo nella metropolitana, ricordate? Sì, ma pensavo che questo posto fosse un palazzo. Forse è così che la gente vede questo posto, non lo so. Le persone passano attraverso questa oscurità tutti i giorni. Non pensarci, sicuri che sia una buona idea viaggiare sui binari? Dovrebbe esserlo finché non siamo sugli stessi, credo. Non mi intendo di treni. Stai scherzando, spero. Comunque, andiamo nell'area inferiore. Dovrebbe essere proprio in fondo a quella scala mobile. Ok, scendiamo di sotto e vediamo cosa c'è. Le profondità le abbiamo raggiunte. Bene, eccolo lì. La cosa che volevo verificare è lì dentro. Davanti a questo muro? Ok. Cos'è questo posto? È un po' inquietante. Ed è un vicolo cieco per giunta. A cosa serve? Ora aspettate e osservate. Sono quasi certo che questa non sia una parete come le altre. Se il mio intuito non sbaglia, toccandola succede cose. Ta-dan! Si è appena aperta! E vai! Si è aperta! Una nuova area è stata rilevata nelle profondità. Aggiornamento e informazioni per l'orientamento. Visto! Proprio come pensavo! Che intendi dire? Quella barriera non voleva sapere di muoversi quando sono venuto qui da solo. A ogni modo, sarebbe stato strano se la parte più profonda del memento si fosse rivelata un posto normale. Quindi hai pensato che ci fosse un'area nascosta? Già, e ora che il palazzo di Kamoshida è crollato e la gente comincia a parlare di noi, ero certo che qualcosa fosse cambiato anche qua giù. Quanto è profondo questo posto? Proviamo a scendere più in giù? No, oggi non siamo venuti qui per questo, ricordi? Abbiamo già completato il vostro obiettivo, torniamo indietro. Vi spiegherò tutto una volta a casa. Morgana saltella via. Mi fa ridere come cammina. Ehi, guardate! Una persona! Qui nel memento! Oh, ha trasformato un fiore in succo. Magari è questo. Oh, delizioso! Ehi, cosa sto bevendo? Oh, mi sembrava di avervi avvertito qualcosa di strano per un momento. Allora, voi chi siete? Dovremmo essere noi a farti questa domanda. Non avete tutti i torti. Vi chiedo scusa. È consuetudine per gli umani presentarsi prima di chiedere a un altro umano come si chiama. Grazie per avermelo ricordato, signor Tanuki. No, signor Gatto. Perché ci hai messo tanto per darmi del gatto? E comunque non sono nessuna delle due cose. Sì, a me non sembra così strano confonderti su certe cose. Mi chiamo Yosei.
In realtà non so se Jose Yosei. Jose ha detto lui, quindi. Sto cercando dei fiori. Mi sorprende vedere dei normali umani a girarsi da queste parti. Non pensavo che le persone potessero venire qui come se niente fosse. Beh, non siamo dei tipi. Noi siamo dei tipi speciali e. Ehi, questo ora non importa! Chi sei tu e ciò che conta adesso? Hai detto che stai cercando dei fiori, no? Ti riferisci a quella cosa che fluttuava in aria? Esatto, bella signora. Sono quelli che sto cercando. Cerco di raccoglierne il più possibile. Lo faccio perché sto studiando gli umani. Studi gli umani? È per questo che hai trasformato un fiore in una bevanda. Sì. Bere nettare di fiore sarebbe studiare. Ehi, vi va di aiutarmi con la mia ricerca? E come? Raccogliendo fiori per me. Non vi chiederei mai di farlo gratis. Trovo sempre un sacco di cose. Potrebbe essere l'ideale per le vostre esplorazioni. Ve le darò in cambio di fiori. Che ne dite? Proviamo a portargli qualche fiorellino. In effetti potrebbe essere utile. Però non sappiamo niente di questo ragazzino. Dobbiamo essere cauti. Oh, sono sicura che non abbiamo niente da temere. Aiutiamolo, dai. Sembra avere bisogno. E poi non sarà così difficile raccogliere dei fiori mentre esploriamo, giusto? Anche perché fluttuano, quindi. Ok, ci sono altri motivi? Mi ha chiamato bella signora. No, Lady Anne. Beh, probabilmente ha ragione. Insomma, dice anche che ci darà roba utile. Che ne dici? Allora, volete aiutarmi a trovare dei fiori oppure no? Va bene, aiutiamolo. Grazie. Ehi, un momento, ancora non sappiamo chi sia questo ragazzino. Piano con i ringraziamenti, giovanotte, che sei vecchio, tu. Oh, sei stanco, gattino? Sembri arrabbiato. Non sono un gatto e non sono arrabbiato. Ok, allora hai fame? So che la fame può far arrabbiare le persone. Da dove hai tirato fuori quel biscotto? Ecco, prendi questo. No, grazie, sto bene così. Da sotto il vestito tieni. Così lo fai soltanto preoccupare. Da, lasciamo perdere. E che cavolo. Io sarò qui intorno a cercare dei fiori. Venite a farmi un saluto se mi vedete. Oh, immagino che raccogliere fiori e basta possa essere un po' noioso, vero? Dato che agli umani piace così tanto giocare, vedrò di inventarmi qualche gioco per voi. Ah, mi è appena venuta in mente una cosa che gli umani si dicono sempre. Ottimo lavoro! Quella vasca da bagno. Ma chi diavolo era? Dice che sta studiando gli umani. Significa che lui non lo è. Voglio dire, a me è sembrato semplicemente un ragazzino gentile. Ma non sembra essere un'ombra. Non credo che sia pericoloso. Non per adesso, quantomeno. Comunque sia, se vediamo quei fiori, magari gliele possiamo raccogliere un po'. Me ne ero completamente scordato. Morgana con gli occhi piccolissimi. C'è una cosa che volevo darvi. Qualcosa per noi? Già, si tratta di... Ho trovato qualcosa di strano mentre ero in giro ad esplorare. Ecco qui. Stavo per dire ecco a voi. Che cavolo è? È una stella. O almeno è quel che sembra. Quindi ho deciso di chiamarla così. Una stella? Perché volevi mostrarcela? Gli umani rivolgono alle stelle i propri desideri, giusto? È così interessante. Stelle che esaudiscono i desideri. Quindi questa stella esaudirà i vostri desideri. Cosa? I nostri desideri? O almeno sarebbe bello se lo fosse. Sarebbe bello se fosse vero. Non ho sbagliato. Ma non mi dire. La darò a te. È così bella e scintillante. La vuoi, vero? È un segno della nostra amicizia. So bene cosa significa. Ora vado, ottimo lavoro. Ehi, aspetta. Andato. Una stella, Ha detto che serve a esaudire i desideri o qualcosa del genere. Dubito che possa davvero accadere una cosa simile, persino nei memento. Beh, comunque provare a esprimere un desiderio non costa niente.
Ok, io desidero parfa volontà con zero calorie. Minchia, sogni in grande. Un ghiaccio extra large con zuppa di maiale a parte. Anche tu sogni alla grande, Ryuji, eh? Non succede niente. Forse il desiderio di Scala era troppo superficiale. E invece perché il tuo, ecco, senti chi parla. Forse non è così semplice. Però non possiamo gettarla via e basta, teniamola per adesso. Beh, è stato qualcosa di inaspettato. Comunque sia, torniamo indietro. Tutti gli storti. Madonna, cara. Il memento, eh? Faccio ancora fatica a capire quel posto. Oh, e c'era questa specie di barriera verso la fine. Non ne sono sicuro, ma credo che quel muro fosse lì per una ragione ben precisa. Tuttavia, trattandosi del palazzo di un grande pubblico, l'opinione delle masse potrebbe influenzarlo. Come fai a sapere tutte queste cose, Morgana? I miei ricordi sono ancora un po' annebbiati a riguardo. Tuttavia, devo scoprire cosa si nasconde nelle profondità del memento. E a qualunque costo. A qualunque costo. I memento non sono solo il palazzo di tutti, sono anche la fonte di tutti i palazzi. Bella frase. Una volta i palazzi con un solo signore come quello di Kamoshida non esistevano. Quindi, se riusciamo a occuparci della principale causa delle distorsioni, allora il mio aspetto... Ti serviva qualcuno che salvasse anche te. Avevo solo bisogno di Gregari. Capisco. Dunque per questo che sei venuto a piccanasare nel nostro mondo. Io ti aiuterò. Spero che tu possa recuperare ciò che hai perduto. Io conto su di voi, ragazzi. Comunque, Morgana, tu sei un maschio. O potresti essere una femmina. Forse è un bus. Anche quello è possibile. Un furgoncino. Vorrei dire di no, ma davvero non ne sono sicuro. Perché no? Comunque, sono chiaramente un maschio. La prima volta ho detto che poteva essere femmina, però... Cioè, io... Che c'è? No, non è niente. Cambiamo argomento. In ogni caso, ora sappiamo che c'è possibile compiere dei piccoli risvegli del cuore nel memento. Se doveste capitarci una pista interessante, può valere la pena di occuparsene per fare pratica. Purtroppo non c'era nient'altro di interessante sul sito. Scommetto che verremo sommersi se risvegliamo qualche VIP e diffondiamo il nome dei ladri. I pesci grossi sono il nostro principale obiettivo, in fondo. Prima dovreste fare in modo di passare gli esami. Mi tocca studiare. Ora puoi recarti nel memento. Grazie, mi fa piacere. Oh, qualcuno ci sta spiando. Che ci abbia visto? Che ci abbia visto uscire dal memento? Non lo so, ma la cosa mi preoccupa. Vediamo, piripipiripip. Con quel Nakanoara è stata una passeggiata. Diventeremo famosi se riusciremo ad abbattere qualche grosso bersaglio adesso. Ehi, stiamo cercando di aiutare la gente, non di diventare famosi. Ma se la gente non sa chi siamo, come facciamo a infondere loro coraggio? Ha ragione, sei sicuro, Ryuji? Ah, ho torto? Ah no? Non credo tu abbia proprio torto. Ma che senso ha fare tutto questo se non abbiamo un motivo, come con Kamoshida? Vuol dire che non dovremmo ficcare il naso negli affari degli altri. Cioè, non saprei, se qualcuno è in pericolo è naturale volerlo aiutare. Beh sì, sono d'accordo. E in fondo sono contenta che abbiamo risolto il caso Stalker. Inoltre, a che servono le nostre persone se non le usiamo per il bene? Che ne dici, Phoenix? Voglio aiutare la gente. Anche io. E poi, non abbiamo tempo di litigare su queste cose. Quel Madarame mi preoccupa. Già, ma non farti trascinare troppo, ok? E vedi di non fare nulla di insensato, tipo farti bocciare. Dannazione, tra l'altro non ho studiato per niente. Sai che novità. E quella stella allora, quella che ci ha dato Yose. Chissà se può aiutarci a prendere il massimo degli esami. Diciamo che ne dubito. Cavolo, cioè, mi accontenterei anche solo di non essere bocciato. Contrattare non serve a niente, non la useremo per quello poi. Forse dovresti, non so, fare uno sforzo, hai ancora tempo. E va bene. E Ryuji, ha detto niente del memento. Se vuoi sapere qualcosa, posso dirtelo. Allora, Morgana, cosa potrei fare? Posso allenarmi, magari? Allenarti dopo essere tornato da un altro mondo, finirei per farti male. Ok, non posso fare neanche questo, Morgana. Posso
non lo so, creare qualche strumento? Probabilmente puoi costruirne 6. Vediamo cosa posso costruire allora. Posso costruire i taser che... beh, ne vale la pena averne 3. Posso fare dei cocktail molotov. Però il cannone ad aria ancora niente. Ok. Invece qua cosa possiamo fare? Il muro di fumo, il goma M. Che questo è utile in realtà. Questo qua ci fa tornare all'entrata del memento. Ok, può essere una cosa utile. Però io inizierei a portarmi avanti invece con questi qua prima. Allora, vuoi fabbricarne 3 di taser? Vai, fabbrica 3 taser, che è il massimo che posso farne, grazie. Niente bonus, che sfiga. Poi, vediamo. Posso fare ancora delle molotov? Io direi di fare il goma M a questo punto. Si sa mai che possa essere utile. Anzi, facciamone 2, Morgana. Facciamone 2 e faccio un'altra molotov. Vai. Blink. Me ne regali 1? Manco per il cazzo. Ok, e infine una molotov. Così siamo a 4 di tutto. 4 molotov, 4 di ghiaccio e 4 di fulmine. Mi mancano quelle d'aria. Va bene, aspetterò per quelli. Stai migliorando, basta guardarti per capirlo. Grazie, lo so bene. Oh, per fortuna oggi è sabato, quindi andiamo a letto. Domani è domenica. Perfetto.